della sovrintendenza di Salerno e Avellino. Sì, è un progetto zen, lento. Noi andiamo alla scoperta di territori inediti che ci sollecitano a vivere la natura, i luoghi dell'arte, il patrimonio enogastronomico della nostra, del nostro territorio, ma con lentezza. Vogliamo un turismo, perché noi siamo Ministero per i Beni e Attività e anche del Turismo, più lento, che sappia prendersi il tempo di riconoscersi in quello che vede. E questo possiamo farlo solo a contatto con la natura. E noi nel nostro territorio abbiamo un sacco di molte località che sono immerse nella natura. Voglio pensare alle grotte di Olevano sul Tusciano, dove c'è un percorso interamente nella natura per arrivare a questo posto favoloso che è una grotta dove ci sono questi dipinti rupestri belli. È un progetto che nasce con la sinergia della Regione Campania e l'Union Camera della Regione sempre Campania. Sì, abbiamo praticamente accolto questo invito della Regione Campania e Union Camera per dar vita proprio a questo progetto, facendo vedere questo video che sarà proiettato alle manifestazioni fieristiche. Subito questa opportunità di far vedere quello che c'è di nascosto nella nostra terra. Quali sono i luoghi interessati a Salerno e Avellino? Salerno abbiamo fatto vedere San Pietro a Corte perché in ogni caso è una nostra eccellenza e quindi abbiamo fatto vedere San Pietro a Corte e poi la stazione marittima in Zayaid, perché sono i luoghi di eccellenza salernitani, ma ce ne sono tantissimi. Poi abbiamo praticamente fatto questo percorso della costiera con Maiori, Pontone, e c'è anche un inedito nel video che sono gli scavi archeologici fatti a Positano. Poi ci spostiamo sul versante Olevano sul Tusciano, Teggiano, Valva, che è un'altra realtà, un'altra eccellenza che noi abbiamo poco conosciuta, e per andare anche poi nell'Avellinese, dove ci sono una serie di esempio a Lauro, abbiamo gli scavi archeologici, poi Avellino, abbiamo Avella, Mirabelle Clano, cioè una serie di paesi dove abbiamo toccato solo piccoli momenti che vanno ancora più approfonditi, perché il video ovviamente è di 6 minuti.